ripartiamo da dove eravamo rimasti ieri. Avevamo visto come è fatto il modello dal punto di vista della sua struttura, essenzialmente che conviene che sia un modello fatto con diversi componenti, ciascuno dei quali rappresenta un componente fisico, assemblati tra di loro, perché la realizzazione di diversi componenti può essere affidata a gruppi di lavoro differenti che interagiscono con diversi gruppi di portatori di interesse. Il modello ha per ingressi le alternative e dei determinanti. I determinanti non sono in mano al decisore, non li può determinare, ma determinano il risultato che ottenete, quindi il valore dell'indicatore, e vanno necessariamente fissati. Vanno fissati, la loro traiettoria nel tempo va fissata, sono degli scenari. Gli scenari devono essere prodotti da esperti dei diversi settori e su questo punto ci siamo fermati ieri. Bene, eravamo esattamente qui, vanno definiti. Con questo abbiamo il modello, il che significa che, data un'azione, siamo capaci di calcolare il corrispondente valore di tutti gli indicatori. Siamo dunque in grado di progettare l'alternativa. Qual è lo scopo del progetto delle alternative? Noi abbiamo un insieme di azioni. Qui le ho classificate per gruppi, come vedremo si fa spesso. Ci sono delle azioni normative, azioni che vengono realizzate attraverso una norma, quindi un atto amministrativo legislativo, basso costo, ma magari potentissimo impatto. Ci sono delle azioni strutturali, che sono quelle che normalmente pensano gli ingegneri hard, civili. Dobbiamo costruire qualche cosa, modifichiamo strutturalmente il nostro sistema. E poi ci sono le azioni di controllo, cioè come uso il sistema, come lo regolo, quindi la politica. Ora, il progetto significa scegliere l'alternativa, quindi un mix di queste azioni, che rappresenta il miglior compromesso. E per farlo, per individuare il miglior compromesso, dobbiamo negoziare. Però, come vi dicevo ieri, dobbiamo trovare, portare alla negoziazione solo le alternative più interessanti, perché altrimenti i nostri portatori vengono annegati in un universo immenso di alternative, quello che è capitato a voi l'altro giorno. Voi avevate tutto lo spazio delle alternative a disposizione ed è difficile muoversi in questo spazio. E notate che avevate uno spazio a sole due dimensioni, normalmente lo spazio è a 30 o 40 di dimensioni. E i punti, che nel vostro caso erano un'ottantina, e spesso sono centinaia di migliaia di alternative possibili. Come scegliete le alternative? Guardando gli indicatori. Allora, il metodo tradizionale è quello di effettuare il filtraggio di tutte le alternative e individuare le interessanti attraverso gli esperti. Prendete un esperto che vi suggerisce un'alternativa o due alternative. E se il problema è molto importante, sentite più esperti, avete un insieme di alternative. Queste saranno le alternative di negoziazione. Nei problemi realmente complessi, questo meccanismo non funziona, non ci sono esperti del problema del fiume rosso, è troppo difficile. Lavorate con tecniche matematiche, quelle che facciamo qui. Allora, la tecnica è l'ottimizzazione e cercate la frontiera di Pareto. Queste alternative sono quelle che stanno sulla frontiera paretiana. Ovviamente questa è disegnata sotto l'ipotesi che siano da minimizzare gli indicatori. Così facendo, ogni alternativa è qualificata rispetto ai diversi punti di vista e quindi rispondiamo alla richiesta della Water Frame Directive che l'analisi deve consentire di trovare compromessi tra le alternative, così che il dibattito successivo, significa la negoziazione, sia più informato, sia basato su fatti e valutazioni, non su paure e timori. Come continuiamo?
Quando noi scegliamo le alternative, per un motivo che in questo momento vi è oscuro, e non posso chiarirlo perché sarebbe lungo, lo vedremo fra un po', in realtà voi non avete la frontiera di Pareto, ma trovate le alternative paretiane. Può sembrarvi strano perché che questo possa accadere, perché capire che un'alternativa è paretiano sembra voler dire, dalla sua definizione, che nel quadrante inferiore sinistro, nel caso di minimizzazione, non ci siano altre alternative. Quindi io devo aver esplorato lo spazio delle alternative. A questo punto conosco gli effetti delle alternative. Quindi ho la frontiera. E invece non è così, perché i metodi per la determinazione delle frontiere lavorano in una sola dimensione. Quindi sono capaci di determinare un'alternativa e scoprire che è paretiana, ma non sono in grado di associare a quell'alternativa i diversi valori degli obiettivi. Il motivo tecnico lo capiremo più avanti. Ne consegue che per poter effettivamente andare alla negazione, alla negoziazione, dobbiamo associare ad ogni alternativa paretiana le prestazioni che essa ha nei diversi settori. Allora, che facciamo? Abbiamo l'insieme delle alternative, conosciamo gli indicatori, dobbiamo stimare gli effetti che l'alternativa ha su ciascuno degli indicatori, ogni alternativa, e lo facciamo via simulazione. Ci saranno dei problemi, la simulazione dovrà essere una simulazione spesso molto particolare, non quella che avete in mente voi, ma adesso per il momento è sufficiente pensare che noi simuliamo il comportamento del sistema su uno scenario di valutazione, che quindi ci permetta di calcolare in modo sensato il valore che ci attendiamo dagli indicatori nella vita reale del sistema una volta realizzata l'alternativa, e facciamo questa stima degli indicatori simulando il comportamento del sistema e calcolando negli indicatori. Cosa otteniamo come risultato? Otteniamo una matrice che chiamiamo matrice degli impatti o degli effetti. È fatta così. Ha sulle righe gli indicatori. Qui ne ho riportati alcuni, per esempio l'area allagata media annua nella città di Locarno o nell'intero comprensorio, l'area allagata nella esondazione estrema, quindi nell'evento peggiore. C'è un'avversione al rischio, per cui l'avete percepito anche nel progetto Vietnam, se vi ricordate, erano interessati alle piene da 500 anni, tempo di ritorno di 500 anni. Poi c'è lo stress delle culture, il costo dell'intervento e così via. Ogni riga è un indicatore. Sulle colonne abbiamo le diverse alternative. Ce n'è sempre una che non deve mai mancare, che se usate una numerazione in A di solito viene chiamata A0, e alternativamente nel progetto Verbano la chiamavamo BAU, Business as Usual, che rappresenta i valori che ci attendiamo degli indicatori se lasciamo le cose invariate, se non facciamo nulla. Occhio, la definizione della BAU è critica. Quando diciamo che lasciamo le cose invariate, non significa che lasciamo le cose come erano nel passato, ma che consideriamo il sistema come sarà in futuro se noi non prendiamo nessuna decisione. Il che vuol dire che il sistema è soggetto a tutti i cambiamenti indotti dallo scenario. Lo scenario futuro di precipitazione potrebbe essere diverso dallo scenario passato, e che nel sistema verranno realizzate tutte le opere che sono già state decise ma non ancora attuate. Per cui se ci sono dei progetti che sono in corso e non ancora realizzati, ma che non dipende da voi, non è oggetto del vostro progetto definire, quelli vanno assunti come realizzati. Quindi questi valori non sono i valori della storia, tranne che nel caso in cui il sistema non subisca nessuna modificazione, non sia già prevista nessuna modificazione sul sistema nel futuro, e assumete che l'ambiente, il sistema idrometeorologico e l'ambiente in generale sia stazionario.
Quindi gli scenari futuri sono gli scenari del passato. Le altre alternative, le numerate come diavolo volete, inventate più lettere per definire classi diverse di alternative, a cui per semplicità le abbiamo chiamate tutte A1, A2, A3, A4, A5, rappresentano tutte le alternative che vedete. Questa matrice è enorme, nel senso che il numero di righe è dell'ordine delle decine, da 40 a 100 righe, il numero delle colonne facilmente di molte migliaia. Per ciascuna cella, la stima degli effetti, la simulazione, mi ha prodotto un valore. Ora, qui sembra di essere al punto in cui possiamo decidere, e invece non ci siamo ancora. Perché? Perché dobbiamo valutare le alternative. È l'argomento che ho saltato nella presentazione del fiume rosso. Adesso andiamo a vederlo. Abbiamo dunque la matrice degli impatti. Questi impatti sono impatti definiti nella grandezza con cui è espresso l'indicatore. Allora, questi 4 e 22 sono chilometri quadrati esondati in media all'anno. Il 4 e 21, 4 e 1, è la massima area esondata e così via. Tra parentesi, questi numeri li ho scritti a caso e qui mi sono accorto che c'è un'incoerenza. Se la media è 4,22, la massima non sarà 4,1, sarà 5,1, qualche cosa più grande. Ora, questi numeri sono comprensibili, hanno un significato, veicolano una sensazione solo per il portatore che ha definito quell'indicatore. Prendetene uno che è più oscuro, lo stress. Che vuol dire 203? Probabilmente è un indicatore di stato di tensione delle piante, ma è tanto poco. Il contadino lo sa, l'agricoltore lo sa, gli altri no. Secondo luogo, prendiamo anche semplicemente un solo indicatore, che quindi per il portatore di interesse che l'ha definito è ben definito. C'è ancora una traduzione da fare, perché l'indicatore ha un andamento su questo asse, ma la soddisfazione, l'utilità, il valore, tre sinonimi, per il portatore di interesse, può non essere lineare. Quello che di solito è lineare è il valore economico. Un'auto che vi costa 100, costa la metà di uno che costa 200, quindi il suo valore è lineare. Ma non è detto che un'auto che va a 100 all'ora vi dia metà dell'utilità di un'auto che va a 200 all'ora. Probabilmente un'auto che va a 100 all'ora vi dà il 90% dell'utilità di un'auto che va a 200, perché vi fa moltissimi servizi e in pochi casi vi serve l'alta velocità. Quindi c'è una non linearità tra soddisfazione e indicatore. E questa non linearità va espressa e catturata. Guardate, facciamolo con l'indicatore che avevo scelto, area esondata. Questo è uno schermo di un sistema che utilizziamo per fare l'analisi di cui stiamo parlando. Allora, una volta trovate le alternative paretiane, le rappresentate con dei punti, sono i punti rossi, che per il momento immaginate siano solo su questo asse, siano tutti in basso. Ora si tratta di associare a ciascuno di questi punti che sono alternative qual è l'utilità percepita dal portatore di interesse. Il modo per farlo può essere, ad esempio, nel caso dell'esondazione, quello di costruire delle immagini, magari trovandoli in repertori storici o costruendole artificialmente, che dia l'idea di che cosa sta succedendo in quella strada che stiamo considerando nelle diverse situazioni. Allora vedete che con un'esondazione 1, un chilometro quadrato di esondazione, in questa strada abbiamo questa situazione di allagamento. Percepite che l'acqua è molto bassa se guardate l'altezza dell'acqua sulle gomme di questo autocarro. Con una esondazione 2,
che quindi è il doppio dell'indicatore, la stessa strada viene percorsa in gommone. È assolutamente chiara che il livello di soddisfazione, posto 1 massimo e 0 disastroso, non è 1 a 2, ma è probabilmente questo non è un piacere, è l'80% della soddisfazione, questo è un disastro e siamo a 0,05. Dove è andato il mouse? Eccolo qua. A 0,05. Allora questa traduzione lo si fa tramite interviste. Dovete intervistare il portatore di interesse e creare con lui una curva che dia il suo, la espressione, traduca la sua soddisfazione, il suo valore, la sua utilità. Su queste cose non andremo in questo corso, ve l'anticipo subito. Nel testo che vi ho dato c'è un intero capitolo dedicato alle tecniche di analisi per individuare questa funzione. Qui ci muoviamo sotto l'ipotesi, che è molto spesso verificata, che ogni indicatore abbia la sua funzione di utilità. Non è detto, a volte ci sono delle sinergie, degli effetti sinergici tra indicatori, e quindi l'opportunità è associata soltanto alla coppia degli indicatori. Sono più difficili da analizzare e hanno anche loro il loro volto, sostanzialmente avete una superficie. Se lavorate con tecniche di utilità marginali, partial value, tra parentesi, attenzione che in inglese, mentre in italiano, nella letteratura italiana, valore e utilità sono sinonimi, nella letteratura inglese valore e utilità non sono sinonimi. Quindi usate valore in inglese per quello che stiamo dicendo adesso. L'utilità è una cosa che decideremo a suo tempo e tiene conto del rischio. Allora, dicevo, occorre fare un test per accertare che gli indicatori siano separati, quindi possiate fare ciascuna utilità, identificare ciascuna utilità separatamente. Vi faccio un esempio di connessione tra indicatori, che vale nella cultura italiana, non nelle altre culture. Se vi chiedo, vi sottopongo dei vini, vino rosso o vino bianco, che cosa preferite? E la risposta può essere condizionata facilmente all'appetanza con cui l'associate, carne o pesce. E quindi l'ordinamento di bianco e di rosso è diverso se associato a carne o a pesce. Allora l'utilità va associata alla coppia. Ci sono dei test che fanno delle domande circolari per verificare che alla fine del percorso la risposta sia la stessa che è stata data all'inizio e sono indotti in modo tale che alla fine è diversa, se gli indicatori non sono indipendenti dal punto di vista preferenziale. Bene, allora immaginate di avere fatto questa operazione per ciascuno degli indicatori. È una fase lunga, come potete immaginare, prende vari mesi di solito, anche perché dovete farla e rifarla per accertare che la valutazione sia stabile, cioè che vi diano sempre la stessa risposta. Perché è importante questo? Perché non è solo il fatto che una stabilità di risposta prova che il portatore ha compreso ed è convinto del risultato, cosa fondamentale per la negoziazione successiva. È importante perché un'instabilità nella risposta può rivelare il fatto che mancano degli indicatori. Spesso non è la distrazione del portatore o la non comprensione, può essere questo il caso, e dovete accertarvi che non sia questo, ma quando c'è instabilità nella risposta, che quindi a distanza di 2 mesi voi gli ponete delle domande, questo caso è migliore di questo caso, e poi andate a verificare che l'utilità che lui ha detto come funzione vi ponga nello stesso ordine i 2 casi che le avete presentato. A volte vengono invertiti e questo rivela di solito che c'è un indicatore mancante che il portatore di interesse non è stato capace di evidenziare, non se ne è accorto, ma che nel giudicare i 2 casi che li mettete di fronte, che sono espressi dagli indicatori, dal set di indicatori che lui ha definito, lui
estrapola inconsciamente, non consciamente, se no ve lo direbbe, inconsciamente in modo diverso, a date diverse. E questo gli fa dare risposte differenti. Allora, quando avete questa situazione, dovete cercare di indagare con lui e di scoprire perché c'è questa differenza. E spesso vi salta fuori che c'è un altro indicatore. Quando succede, di solito piangete, perché significa che voi dovete tornare da capo a introdurre un indicatore e fare tutte le stime. E se quell'indicatore stava anche, perché vedete che non tutti gli indicatori sempre sono nella fase di progetto, nel progettare le alternative, vi tocca riprogettare le alternative. E il progetto delle alternative può costare un anno di calcolo, come avete visto. Quindi cercate di non perdere indicatori troppo facilmente. Però se li avete persi, abbiate sempre la coscienza di dire li ho persi, li devo ritrovare. Perché nasconderlo significa solo val di Susa. Significa che nel momento in cui andate a implementare il progetto, quell'indicatore sarà la miccia che vi fa scoppiare tutto. Perché in realtà non avete colto il reale, non avete capito come era fatto il sistema. Allora, quando abbiamo le funzioni valore, immaginiamo di averle identificate tutte, che cosa facciamo? Trasformiamo questa tabella riga per riga, utilizzando in ciascuna riga la sua funzione d'utilità. Allora, guardate questi numeri, osservateli. Adesso quando premo il tasto, cambiano di valore. Vedete che da 4,22 diventano 0,41 e 0,5. Cosa sono? Sono i valori di utilità. Tutta la tabella adesso è una matrice espressa in utilità e quindi con valori che stanno su una scala arbitraria 0, 100, 0, 1 come in questo caso, 0, 1000, avendo sempre definito che 0 è una situazione pessima e l'1 è la situazione ottima. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che adesso a prima vista chiunque capisce se un'alternativa è migliore di un'altra. Per esempio, dal punto di vista dell'area esondata, 0,3 è peggiore di 0,41. Qui siamo uguali. Chiunque, che vuol dire che tutti i portatori di interesse, qualunque sia il settore, riescono a capire cosa succede agli altri. Questo è il primo motivo per cui ci siamo spostati in questa direzione. Però attenzione, non pensate mai che, supponete che questi siano due settori diversi adesso per intenderci, che questo 0,41 sia peggiore di questo 0,5. Non potete fare confronti tra righe, potete fare confronti tra colonne, mai tra righe, perché queste utilità sono espresse da portatori di interesse diversi, non nel caso specifico che erano tutte e due dello stesso settore, immaginate che siano di settori diversi. E allora uno può essere ottimista nel dire ah, io sono soddisfattissimo, sempre soddisfatto, e vi dà tutti i valori tra 0,9 e 1, e l'altro è un pessimismo cosmico, per cui quando vede la migliore alternativa che viene fuori vi dice quant'è la vostra soddisfazione? 0,3. Questo fatto è un fatto soggettivo, non ha nessun problema. Basta che non dite che quello che ha 0,3 è sempre più sfortunato di quello che ha 0,98. Non ha senso confrontarlo. Però c'è un però. Per poter decidere dobbiamo confrontare le righe. E stiamo entrando nel campo del giudizio di valore. Per confrontare, associare righe diverse, dobbiamo dire se un indicatore è più o meno interessante di un altro. Allora, il metodo classico che vi viene suggerito è di fare esprimere al decisore, vado al singolare in questo caso perché è lì che si usa, il peso relativo dei diversi settori. E col decisore ci sono delle tecniche per intervistarle, dirle ma lo stress è più importante dell'area esondata, quanto, e associargli un peso compreso tra 0 e 1, e poi questi pesi li rendete convessi, nel senso che la somma dei pesi associati alle diverse righe deve dare 1. Se avete un unico decisore, questa tecnica è praticabile e spesso è una buona tecnica. Se avete più portatori di interesse e la tecnica di scelta è la negoziazione, è impossibile
trovare i pesi. Se andate da un agricoltore e gli chiedete qual è il peso dell'indicatore agricolo rispetto all'indicatore delle piene, e che vi so, vi dirà 0,9 e 0,1. Non vi dice mai 1 e 0, perché non se la sente di dire che le esondazioni valgono 0, ma è chiaramente polarizzata a favore del suo settore. Ci mancherebbe che non lo fosse. E se andate da quelli di monte, vi dicono 0,9 e 1 all'incontrario. E allora che pesi usate? Capite che i pesi non hanno più nessun significato. Allora la tecnica che abbiamo proposto e che funziona bene è quella di usare ancora i pesi, ma solo all'interno dei settori. Avete visto che un settore generalmente produce più di un indicatore. Perché vuole vedere aspetti diversi. Per esempio qui c'è la situazione normale, media, quella che ci aspettiamo tutti gli anni e quella che ci attendiamo una volta ogni 20, 30, 50, 500 anni. Qual è l'importanza relativa della piena normale rispetto all'esondazione normale rispetto all'esondazione con tempo di ritorno a 500 anni? Siccome l'interessato è lo stesso, è il portatore di interesse che rappresenta a noi, che rappresenta Locarno, lui è in grado di esprimere dei pesi. E può dirvi che, questa per esempio è la risposta di Locarno, la piena normale, quella che capita tutti gli anni, è molto importante perché la percezione della gente influenza il turismo. Se poi una volta ogni 500 anni c'è una grossa piena, bene, dobbiamo tenerne conto, ma ci interessa meno. 0,18. Stessa situazione, cioè stesso tipo di settore e di indicatori, lo fate da noi, vi rispondono esattamente all'incontrario. La piena di 500 anni rischia di distruggere la città e di fare 1 milione di morti. Vale 0,8. Quella normale, vorremmo anche attenuarla se possiamo, però è chiaro che pesa 0,2 rispetto all'altro. Quindi questi pesi dovete ottenerli tramite interviste, di nuovo ci sono tecniche, di nuovo c'è un capitolo dedicato all'identificazione di questi pesi, dentro il solo settore. Qual è il vantaggio? Che diminuiamo il numero di righe, perché ad ogni settore viene associato piene lago un'unica riga, invece di avere una pluralità di righe come qua. E avete tante righe, ora li chiameremo indici, ecco la differenza tra indice e settore, e indice e indicatore. L'indicatore è una variabile che serve per esprimere una soddisfazione relativa, l'indice è la soddisfazione globale del settore. Ne abbiamo tante quanti sono i nostri settori. Bene, non abbiamo ancora finito. Questa matrice, che chiameremo matrice dei valori, deve essere ancora purificata dalle alternative dominate. Lavoriamo in modo razionale. Alternative che sono dominate in senso parecchiale da altre non ci interessano. Ora voi dite, ma come? Ma io sono partito da alternative parecchiane perché nel progetto delle alternative ho creato solo alternative parecchiane. Verissimo. Ma poi abbiamo fatto tutta una serie di trasformazioni. Abbiamo introdotto delle funzioni utilità che sono non lineari e poi abbiamo aggregato attraverso pesi. Nel fare questa operazione è possibile che alcune alternative diventino dominate da altre. Quindi cominciamo a toglierle di mezzo. Un'operazione estremamente rapida, questo ve lo fa un software in pochi secondi, vi toglie tutte le colonne che non hanno significato. Non hanno il significato nel senso che non sono razionali da considerare. Bene, siamo giunti alla matrice dei valori che possiamo portare in negoziazione. Ora, la negoziazione, come avete capito, è un processo complesso perché si tratta di riunire in una stanza tutti i portatori di interesse e di farli negoziare tirando ciascuno la corda, la coperta nella sua direzione. Ieri uno alla fine della lezione mi ha chiesto, e qui, lei mi ha chiesto se era giusto che nel gioco tenesse per l'Italia.
lui rappresentava l'Italia? E la risposta è sì, perché stava lavorando come portatore di interesse italiano. Quindi il suo mestiere è favorire l'Italia. Nella posizione dell'analista, invece, deve essere assolutamente neutro. Allora, se lui tira per l'Italia e lei tiene per la Svizzera, come faccio a farvi vedere queste alternative? Come ci muoviamo? È il problema della visualizzazione. Se vi ricordate, quando ho aperto il corso lunedì mattina, vi ho detto che uno dei problemi importanti per arrivare a una soluzione in sistemi complessi è quella di avere dei modelli, di costruire dei modelli, ma di costruire un modo di vedere il problema. Quello di farci un frame, una struttura mentale, ma anche veicolata da immagini, questa struttura, che ci spiega com'è il problema. Ora, immaginate di mettere i portatori in una stanza e di dare loro questa matrice. E facciamo una premessa: prima di fare questo, dovete fare un'altra cosa. Siamo partiti dalla storytelling, cioè nella fase di ricognizione fate raccontare ai portatori i problemi. L'uno racconta agli altri, non solo a voi. Prima della negoziazione rifate una riunione dello stesso tipo, in cui ciascuno dei portatori illustra il suo settore e le alternative giudicate dal suo punto di vista. Racconta perché questa vale 0,22 rispetto allo 0,55, possibilmente con immagini, facendo capire l'importanza degli effetti. A tutti. Scambiamo informazioni. Perché lui possa fare questa cosa, il sito di progetto è essenziale, perché la matrice sarà a sua disposizione prima, ciascuno di questi numeri è associato da diagrammi che corrispondono all'alternativa A1, che gli fa vedere le traiettorie nel tempo del deficit, per esempio, o no, sono esondazioni del lago, dei livelli lacuali nei diversi anni, quindi ecco, la piena del 73 qui diventa così rispetto a quell'altro. E quindi lui può analizzare tutto questo materiale e sceglie le immagini da portare nella seduta pubblica per comunicare questa informazione. Fatto questo, immaginiamo per un momento di fare l'assemblea di negoziazione. Però prima di farla, immaginiamoci un attimo che cosa accadrà. Accadrà che questi incominciano a discutere. Io voglio la 2, non voglio la 4, è meglio la 54, ma tu non capisci niente, devi prendere quella là, eccetera, ma non vedi, ma come conseguenza, bene, bene, fate così, io vi metto i trattori in mezzo all'autostrada Milano-Torino e poi vediamo come la mettiamo, ma io ho un senatore che è mio amico, fate pure quell'alternativa lì, poi vi sarà bocciato dalla Commissione Lavori Pubblici, di sicuro, non andate da nessuna parte, e tutte cose che si sentono da tutte le parti che vi potete immaginare. Poi, mentre avviene questa discussione, e qualcuno di lì capisce che quelli dalla parte di là tutto sommato non sono così lontani dal... Allora si alza, va da quello là e gli dice: senti, ma ho capito che a te piace la 54, io volevo la 51, ma perché non ci mettiamo d'accordo e spingiamo tutte e due per la 52 che sta a metà tra le nostre due posizioni, eccetera eccetera. Si formano delle lobby, delle lobby che lavorano in modo compatto e che diventano anche lobby di carattere politico, perché ah, io conosco il senatore, allora guarda, te lo faccio conoscere anche a te, che così, eccetera, eccetera. Questo processo, non chiamatelo sporco, è un processo umano. Se voi avete degli amici, non li usate gli amici, non vi appoggiate agli amici. È un modo di difendere i vostri interessi. L'errore è quello di passare da una parte a un puritanesimo pazzesco che dice: ah, questo è Satana, queste cose non si devono fare. E far finta che non esistano, ma non li ucciderete mai, è dentro nella natura umana, è molto meglio farle emergere. Negli Stati Uniti i lobbisti sono una categoria ufficiale, anche nell'Unione Europea, è gente pagata per stare a Bruxelles, prendiamo Enel e Eni, hanno i loro lobbisti a Bruxelles, non è mica una cosa nascosta, non è il KGB che sta lavorando in modo occulto. Lavorando in modo formale e ufficiale
va a contattare diversi deputati europei e spiegando quali sono le problematiche dell'ENI o dell'Enel rispetto a certe decisioni che l'Europa potrebbe prendere. E d'altra parte, rovesciate il problema. Immaginate di essere voi un deputato europeo che deve prendere delle decisioni, ha bisogno di avere delle informazioni, no? Di sapere qual è l'effetto che produce una certa normativa che emette. E come fa a saperlo se qualcuno non glielo dice? E quindi ci vuole una catena informativa. La catena informativa è quella della lobby. Il problema è che queste cose devono essere alla luce del sole. Si deve sapere che lei, quando viene a parlare con me, ci viene ufficialmente, viene a parlarmi di Enel. No, che mi viene a dire, ma sarebbe bello per il bene dell'umanità, chissà, ci sono un mucchio di gente felice. No, la mia società perde tot euro se non lo fate. E noi abbiamo tot dipendenti. Quindi, papale, papale. Ok, allora, siamo papali, papali. Prima di cominciare, facciamola noi l'analisi delle lobby. È talmente facile? Quali saranno le lobby? Come nasceranno? Quelle che si muovono in modo coerente, no? E allora, basta esaminare il conflitto. Per esempio, prendiamo la navigazione e le esondazioni lacuali. Mettiamo qui sui due assi le loro soddisfazioni, 0101, e un punto per ogni alternativa. Non facciamo altro che rappresentare le coppie in verticale di queste alternative. Ora, sono messi in questo modo. Cosa vi aspettate? Che se la navigazione sale, sale anche l'utilità delle piene. L'utilità all'incontrario, vuol dire che se l'utilità è alta, le piene sono basse. Questi due settori si allineano tra di loro, sono correlati. Migliorare uno migliora l'altro, si forma un gruppo. Allora, dal punto di vista delle righe qui della matrice, io ne posso cancellare una. Perché tanto migliorare uno è uguale a migliorare l'altro. E ho un vantaggio. Sto diminuendo, e vedremo poi perché è importante questo fatto, sto diminuendo il numero delle righe. Allora faccio questa analisi per tutte. Prendiamo altre due. Hydropower, produzione idroelettrica, e ambiente di valle. Sono questo e questo. Le coppie che ci sono qui le ho rappresentate qua. Opla. E vedete che qui non c'è più una correlazione. Se io vado a fare la retta di regressione, trovo questa retta qui, ma non ha nessun significato. Quello che succede è che sostanzialmente la lettura è la seguente. Possiamo avere due situazioni diverse, due gruppi. Uno in cui produciamo poca energia e l'ambiente ha valori elevati. Di qualità, di utilità elevata. Oppure produciamo molta energia e abbiamo valori più bassi. Vedete che sono divise orizzontalmente. All'interno di ogni settore è però possibile variare la qualità dell'ambiente. Cioè possiamo produrre energia, una soddisfazione alta per l'energia, con un disastro ambientale totale, vedete questo zero, ma anche con una brutta situazione, ma decisamente migliore, uno 0,45. Allora qui c'è conflitto. C'è conflitto anche se all'interno di una certa situazione si può attenuare parzialmente lo svantaggio dell'uno o dell'altro. Non possiamo eliminare queste righe. Facendo un'analisi globale di tutte le coppie, dobbiamo mirare a individuare quelle che sono essenziali. Scusate, gli indici essenziali, non le coppie. Eliminare tutte, rappresentare ogni coppia con uno solo indice. Il tentativo è quello di arrivare ad avere da 5 a 7 righe. Il motivo del numero è legato alla capacità mentale dell'essere umano. Voi avete una capacità di memoria rapida che è capace di confrontare fino a un massimo di 7 cose contemporaneamente, oltre andate nel pallone. Non tutti arrivano a 7, fino a 5 ci si arriva quasi tutti facilmente. Questa caratteristica della memoria rapida umana la ritrovate anche in tante cose. Per esempio, come ricordate i numeri telefonici? Spesso li ricordate a coppia.
perché avete diminuito il numero degli elementi da ricordare. Allora, per questioni di comparabilità, questo è un numero magico, 5-7. Se riuscite ad arrivare a 5-7 viaggiate bene, se non riuscite, come è capitato nel caso del Vietnam, non è facilissimo il gioco. E lì i grafici a barre che vi ho mostrato funzionano meglio di quello che vi faccio vedere adesso. Scusate, i grafici ad asse parallele funzionano meglio del grafico a barre che vi sto per far vedere. Allora, andiamo alla comparazione. Abbiamo fatto tutta questa preanalisi, abbiamo la matrice di valutazione ridotta e dobbiamo cercare l'alternativa di compromesso. Partiamo da qua. Il nostro scopo è trovare un compromesso tra tutte queste alternative che sono tutte paretiane. Se usate la tecnica del grafico a barre, si procede con visualizzatori di questo tipo. Partite dalla alternativa a 0. Vedete che qui sotto c'è scritto a 0, che è rappresentato in azzurro, e abbiamo i nostri 5 settori che rappresentano in realtà tutti i settori del lago, perché le esondazioni, la quali, dove sta Lake Flood qua, rappresenta anche navigazione. Navigazione sa che se questa barra sale, sale anche il suo interesse. Quindi sostanzialmente ognuno è un gruppo di lobby che viene marcato con uno del settore. Quale settore è assolutamente inessenziale? Si mettono d'accordo tra di loro e sia chiaro che non è necessariamente quello, ma rappresenta anche negoziazione. Questo deve essere assolutamente chiaro a tutti. Adesso vedete tre volte ripetuto lo stesso valore per ciascuno, perché siamo nella situazione di partenza. Allora siamo qui, supponiamo che voi siate in acquario e voi rappresentate gli altri settori. Da dove partiamo? Allora io sono un analista e vi dico, signori, questo progetto è stato richiesto dal Campo Ticino, perché si lamentano della pericolosità delle pietre. Questa è la situazione corrente, loro non ne sono soddisfatti e vorrebbero avere questa alternativa. Da dove l'ho tirata fuori? Dal fatto che ciascuno dei gruppi mi ha segnalato qual è l'alternativa che vorrebbero avere. Li hanno in mano tutto, hanno scelto la migliore per loro. Lui tiene per l'Italia, dice la sua. Questo fatto fa capire immediatamente la realtà e l'entità del danno per il Canton Ticino. Cioè, non sta piangendo perché ha voglia di fregnare, sta piangendo perché ha un'utilità di 0,1 che potrebbe essere 0,72. Quindi l'impatto è pesante. Loro chiedono questo. Voi cosa ne dite? Allora, ciascuno ha buttato l'occhio immediatamente sul suo settore e l'ambiente, monte e valle, lago e fiume, parchi fluviali, improvvisamente si sono accorti che migliorare la situazione delle piene vuol dire migliorare nettamente anche loro il settore. Diranno certamente, bella, bella, ottimo, appoggiamo questa idea. La produzione idroelettrica è sostanzialmente invariata. Ci perdono gli irrigatori, che ovviamente si scatenano dicendo, ma siete pazzi, volete ancora mangiare il risotto? E beh, vedete di non fare questa idiozia di prendere questa alternativa, perché non lo mangerete mai più. E se vi viene in mente, sono loro che raccontano, mi metto i trattori in mezzo all'autostrada e poi vediamo come va a finire. Allora, come si fa a mediare? L'irrigazione va male, ha dei motivi. Il lago con questa alternativa ci guadagna tantissimo, il settore esondazione. Pur di guadagnare qualcosa, sarebbe disposto, e questa è la domanda, a rinunciare un po' della sua autorità in cambio del fatto che l'alternativa si realizzi? Probabilmente sì. Allora che si fa? Si sceglie tra i portatori che protestano, in questo caso ce n'è uno solo, gli irrigatori, si sceglie
quello che si ritiene più svantaggiato. Se ce ne sono più di uno, si tira a sorte e si dice ok, adesso esaminiamo te, poi ci occuperemo dell'altro. Non è che quello che è uscito per sorte sia più bello dell'altro, è semplicemente il primo che guardiamo, poi guarderemo anche il secondo. E adesso prendiamo tutte le alternative e le ordiniamo noi, analisti. Abbiamo un software che fa questo automaticamente, immediatamente. Le ordiniamo per utilità decrescente di questo settore e utilità che contemporaneamente guardiamo se aumenta l'irrigazione. Allora facciamo questa evoluzione e troviamo questa alternativa. Vedete che abbiamo abbassato di molto poco l'utilità dell'esondazione e abbiamo addirittura aumentato rispetto alla situazione attuale l'utilità degli irrigui. Questa immagine usata realmente nel 1999 nell'assemblea pubblica ha creato un cambiamento epocale. 150 anni di opposizione Montevalle. Se parlate con l'AGE svizzero, dice quei disgraziati degli italiani là che sotto per il loro risotto ci mettono sempre quei piedi a molle, vengano loro qui. Parlate con l'agricoltore, ma quei cavoli di svizzerotti là che mangiano solo cioccolato, non ci lasciano neanche l'acqua, guardate qui il riso come diavolo è ridotto. E si vivono come nemici da 150 anni, improvvisamente in un silenzio abissale hanno scoperto che possono mettersi d'accordo e che per 150 anni hanno fatto l'uno il danno dell'altro senza rendersene conto e che c'è una soluzione banale, semplicissima, per cui tutte e due migliorano. Ma migliorano da matti, guardate la differenza qui, guardate qua. E rispetto all'ideale folle del fatto che il lago... Perché attenzione, questa qui è un ideale folle, perché significa io ho fatto una diga di regolazione, ho sbancato il lago e la uso soltanto per togliere le piene. Il che banalmente che vuol dire? Che butto giù la diga e sfrutto il fatto che il lago scarica molto di più del lago naturale e questo mi abbassa le piene. Quindi tutto il sistema è solo per un settore. Questo senso è folle, è usato tutto per un unico settore. Bene, rispetto a questa utopia che nessuno li farà mai passare, c'è un epsilon che perdono e gli altri sono felici. Ma si è formato un blocco sociale Montevalle di granito, e quando questo progetto non è stato realizzato per motivi che vi racconterò alla fine, questi sono tornati da me e mi hanno detto: signori, quelli politici là sono pazzi, poi vi racconto cosa è successo politicamente, ci trovi una soluzione nella situazione attuale che ci fa permettere di trovare questo, l'abbiamo fatto, di realizzare una cosa del genere, non siamo nemici, però guardate di qua, che succede? L'ambiente di valle ci perde, l'Enel ci perde. E allora questi due si mettono d'accordo, ma gli altri vanno in opposizione. E allora andiamo avanti. L'Enel è quella che dice io c'ho senatori in paradiso. Andate avanti, adesso continua il giochetto e trovate questa alternativa. Questa viola, la A34, mitica A34. Guardate, andiamo giù un epsilon rispetto a quella che era buona. L'irrigo va un attimo indietro. L'Enel perde qualcosa rispetto alla situazione attuale di poco, ci perdono i parchi. Qui c'è un gruppo tecnologico che vede i suoi indicatori nettamente aumentati contro un gruppo ambientalista che ci sta perdendo. Sulla A34 si sono consolidati questo forte gruppo. Se non riuscite ad allargare ulteriormente il consenso, questa è un'alternativa da prendere in considerazione. Non è l'alternativa di miglior compromesso, calma, è un'alternativa da considerare. Ma l'Enel in questo caso, rispetto alla situazione che non si fa aiutare, la zero perde un pochino. Sì. In che modo mi dice no, mi va bene questa, piuttosto che mi frego degli altri, e io faccio posizione perché voglio stare come sono meglio. Sì. Questo è un problema soggettivo, cioè l'Enel probabilmente qui ha valutato che comunque una certa perdita era inevitabile che l'avesse perché il sistema era molto proiettato verso la produzione idroelettrica e c'erano delle condizioni ambientali.
Tra l'altro, non ve l'ho detto, era dentro tra gli elementi che venivano imposti nella normativa, c'era il deflusso minimo vitale, che prima non esisteva. Quindi la zero non considerava ancora il deflusso minimo vitale, che però certamente la regione voleva mettere, e quindi tra le alternative c'è anche quella. Adesso ve l'ho semplificato molto il discorso, andate a leggere quello reale. E quindi inevitabilmente una perdita di Enel era scontata. E la perdita è abbastanza modesta, e poi c'è una questione di percezione. Quando il problema, perché lo facciamo valutare ai portatori di interesse? Perché c'è anche una visione globale. Cioè l'Enel sta perdendo questa produzione qua sulle macchine del Lago Maggiore, del canale industriale. Ma se lei si puntasse su questo valore, qual è l'impatto che ottiene sulla opinione pubblica? Probabilmente molto negativo, perché questi li sono completamente contro e farebbero un'azione di stampa contro l'Enel. E l'Enel può avere degli interessi nella SILA di non avere una brutta immagine in quel momento. Quindi per non avere uno svantaggio altrove preferisce fare qualcosa di questo genere. Quindi sapere perché un portatore accetta o non accetta è molto difficile dirlo, perché bisognerebbe conoscere completamente la sfera dei suoi interessi. È per questo che questa soluzione mista che noi proponiamo è molto meglio di una soluzione totalmente tecnologica in cui si prende un modello e si mette dentro tutto, perché lei può dire ci metto dentro il beneficio di Enel, classica analisi costi-benefici, l'avete studiata, no? Proposta dagli anglosassoni, in cui si analizza tutto in termini economici. Ma quella è una follia, perché a parte il fatto che è difficile monetizzare certe cose, quanto vale un morto? Il discorso che spero avrete fatto, no? In analisi, nel corso di economia. Ma a parte quello, ma anche ammesso, come nel caso dell'Enel, che il suo interesse sia puramente fare profitto, ma come si fa a definire bene come sta facendo profitto Enel, che lavora su un mercato vastissimo? Riesca a catturare tutto nel modello? No, di sicuro, perché dovrei tirare dentro il mondo. Allora è molto meglio che ci sia questa miscela, per quello che parliamo di procedura. Vi è chiara la differenza tra procedura e algoritmo? Semanticamente non sono la stessa cosa, procedura e algoritmo. Vi è chiaro la differenza? No? Allora, un algoritmo è una successione di operazioni che si effettuano, possono essere effettuate in modo automatico da uno strumento informatico per ottenere un certo risultato. Faccio un esempio banalissimo, problema che abbiamo detto l'altro giorno. Classico della vostra terza elementare, la solita vasca che butta acqua da un rubinetto e c'è il buco che perde dall'altro, quanto tempo ci mette a riempirsi? E allora scoprite che dovete fare prima una divisione, poi una moltiplicazione, qualcosa del genere, alla fine avete risultato. Allora nessuno vi ha detto nelle elementari che quello che voi state facendo è un algoritmo di fatto, cioè se ho quel problema lì, prendendo i dati, trattandoli in questo modo, mi viene fuori il risultato. Tant'è che questa roba, adesso che siete all'università, sapete che potete scriverlo su un foglio Excel, e se il problema vi viene riposto con un rubinetto che dà il doppio, voi semplicemente cambiate il dato portata del rubinetto da 1 a 2 e vi viene fuori il tempo nell'altra cella in maniera automatica. Questo è un algoritmo, cioè potete codificare il modo di partire dai dati per arrivare al risultato che siete interessati in un modo che una macchina automatica lo può eseguire. D'accordo? Occhio che il significato di macchina automatica si sta estendendo, perché una volta era semplicemente numerico, adesso è anche intelligenza artificiale. Comunque qualcosa che può essere codificato totalmente, che una macchina può fare nel momento e nell'epoca in cui voi siete. Bene. Una procedura invece è qualche cosa che è fatta da una serie di passaggi, ma in qualche punto di questi passaggi deve intervenire un giudizio soggettivo. Quindi interviene l'umano che dice, ma tra qui e qui vai di lì. Non c'è l'automatismo. Ora, il modo che noi crediamo e che tutto sommato è stato riconosciuto bene dall'Europa
è di fare una procedura, non un algoritmo. Perché introdurre l'essere umano, il portatore di interesse, al posto giusto, nel momento giusto, quindi in una maniera strutturata, permette di ottenere risultati molto migliori, perché l'essere umano ha una visione del suo problema che è molto superiore a quella che può avere una macchina. Non solo perché lui è migliore della macchina, la macchina potrebbe essere anche superiore all'essere umano, ma perché è difficile dare alla macchina tutta l'informazione che ha l'essere umano. È costosissimo centralizzare tutta quell'informazione e acquisirla. Ecco perché lasciamo all'Enel il decidere se gli va bene andare dietro o no. E mai domanderemo all'Enel perché ha accettato o perché ha rifiutato. È chiaro? Ecco perché la PIP è una procedura. Perché è una serie di operazioni di carattere automatico. Facciamo il progetto delle alternative, è qualche cosa fatta con algoritmi. L'identificazione dei modelli sono fatti con algoritmi. Ma poi mischiamo questo con interventi umani di questo tipo. Chiaro? Bene, qui che cosa succede? Succede che questi sono favorevoli. Ah, scusate, riassumiamo un attimo in una parola sola, un attimo solo. Qual è la logica con cui ci siamo mossi? La logica è: prendiamo un soggetto, in questo caso era l'ambiente lacuale, scusate, era l'esondazione Monte, e gli facciamo scegliere l'alternativa migliore dal suo punto di vista. Prendiamo quelli che si sentono svantaggiati e che sarebbero all'opposizione e facciamo modificare il valore progressivamente calando dell'utilità del soggetto che è favorevole, in modo da far salire l'utilità dello svantaggiato, fino a quando lo svantaggiato accetta o, possibilità, chi sta rinunciando a qualcosa dice adesso basta, io più giù di così non ci vado. Quando non si riesce a allargare il consenso, siamo arrivati a una alternativa interessante. Naturalmente l'operazione è complessa perché potete ritrovarvi con bivi in cui ci sono più svantaggiati e voi ne considerate sempre una alla volta, e quindi dovete ritornare quando avete terminato, siete arrivati a un'alternativa terminale in quella direzione, e ritornate al bivio e dite adesso invece di considerare quello guardiamo l'altro e cominciamo ad andare a vedere che cosa si potrebbe ottenere tirando dentro l'interesse di quell'altro. E fate questo lavoro tante volte partendo da tutti i soggetti, tutti i settori, uno per uno. Quindi non solo si comincia da chi ha posto il problema, ma si parte poi anche dall'ambiente ovviamente e da tutti gli altri, per vedere le alternative che vengono fuori. Trovate così come si coalizzano i gruppi di interesse e da migliaia di alternative di solito ne escono 4 o 5, perché alla fine gli interessi si compongono in qualche maniera. Faccio un salto in avanti, queste 4 o 5 alternative non sono in realtà le alternative che verranno scelte alla fine da implementare. Sono 4 o 5 alternative che vi mostrano i blocchi di interesse che si sono creati. Per cui c'è un blocco compatto a favore e un blocco che si oppone. È probabile che l'alternativa di miglior compromesso sia quella che rende tutti un po' scontenti. Quindi il decisore politico cosa fa? Forza un po' la mano a quelli che sono favorevoli ad un'alternativa in maniera di alzare e diminuire lo scontento di quelli che sono in opposizione. Questo è il tentativo da fare. Capito com'è il movimento? Quindi queste alternative che emergono, alternative razionali, alternative di interesse, hanno tanti nomi secondo, non è una letteratura ancora molto assestata, sono quelle che servono al politico per capire come ci si posiziona e poi fa la sua valutazione. No, vuol dire che non accettano. Voi partite da una soluzione, allora è quello che volevo appunto sintetizzare, partite da una soluzione che è accettata perché è la migliore da un gruppo, da un settore.
Poi fate calare questo settore progressivamente in maniera di allargare il consenso, cioè gruppi che si opponevano entrano e vi fermate quando o chi accettava a questo punto passa all'opposizione perché l'avete fatto calare troppo o non riuscite a far entrare. E quindi passate a provare a allargare qualcuno, dovete tentare di allargare in tutti i modi, tirare il consenso più grande possibile, a un certo punto non si riesce più. Quella è un'alternativa interessante, ci si ferma lì. Che si fa? Si riparte da un'altra situazione, quindi riparto per esempio dall'ambiente e scelgo la migliore per l'ambiente e poi progressivamente allargo nei confronti degli altri per vedere come si muove l'interesse. E pian piano nel muoversi si muovono anche le accettabilità, nel senso che quando ci si rende conto di quali sono le alternative interessanti, lavorandoci sopra ancora può darsi che si allargano ulteriormente, perché voi state facendo maturare una situazione mentale nelle parti. Le parti incominciano a capire che beh, forse questa qui non riuscirò mai a realizzarla, io vorrei questo, ma esattamente come nell'esempio che ho fatto prima, il settore di monte accetta di calare dal migliore possibile a uno un po' più basso, lo fa anche dopo, perché attenzione che bisogna sempre concentrare l'attenzione del portatore di interesse non su quanto si muove rispetto al massimo, ma di quanto sale rispetto alla situazione attuale, perché è questo che conta, la modificazione da oggi. Attenzione a non creare mai una sorta di blocco psicologico di quello che dice: ah, ma io da qui non mi muovo perché io voglio quello là. No, ma tu guarda quanto hai guadagnato, non quanto hai perso. Perché se dici di no, resti qui alla fine. Se nessuno si mette d'accordo, restiamo nella situazione azzurra. Allora, per qualcuno può essere assolutamente necessario magari stare nella situazione azzurra. Ma lo è davvero convinto quel signore là che fa questo salto? Per dire, questa è la situazione di Enel, no? Perché Enel accetta? Perché sa che qui non ci resterà comunque. Chiaro? Quindi questo è il meccanismo negoziale. Questa è l'attrattiva d'attrazione, interessante. Nel fare queste operazioni, come vi ho detto prima, ve lo faccio vedere, molto spesso i portatori di interesse vi chiedono di vedere, ma che vuol dire che quel settore lì ha una utilità migliorata? Per esempio, perché la A34 dà questi vantaggi? Allora vi chiede di vedere delle immagini che possono essere di questo tipo. Questa per esempio è una grande piena del 1993, storicamente a Locarno aveva questo andamento, questa è la linea, la quota di esondazione dove iniziano i danni in città, e vedete che se io adotto la A34 mi abbasso di 1,5 metri sul picco. Analogamente, se prendete la magra del 1976, allora avete una domanda idrica che è quella rossa, avete gli afflussi sono questi, l'alternativa a zero vi dà questo andamento azzurro, vedete che c'è un forte deficit in questa stagione e siamo esattamente alla sommersione delle risaie, perché siamo in aprile, vuol dire che stiamo perdendo il raccolto di riso quell'anno e l'abbiamo perso nel 76 il raccolto di riso. La 34 passa sempre sopra la domanda, quindi abbiamo una situazione ottimale addirittura in una grande magra. Allora queste immagini aiutano moltissimo oltre il numero nudo e crudo dell'indicatore, perché fa capire cosa c'è dietro a quel numero anche alle altre parti. Per esempio, rovesciamolo, questa situazione, adesso non ho l'immagine, può voler dire: ma guardate che cosa state combinando, qui sono morti tutti gli uccelli migratori, e qualcuno che dice no, non ci sto, comincia a dire beh, forse sì. Quindi capite adesso l'importanza del MOZ, cioè voi avete bisogno dietro un sistema informatico che abbia memorizzato in una banca dati tutte le alternative, tutte le traiettorie delle variabili di interesse, tutti i valori degli indicatori, non solo globali, ma giorno per giorno i singoli indicatori cosa stanno valendo, indicatore per passo che poi vedremo che cos'è, eccetera, in maniera che a domanda risponda. Bene, non abbiamo ancora finito, non solo la lezione, abbiamo 10 minuti, ma non abbiamo finito la negoziazione. Perché? Perché questa alternativa di attrazione non è ancora un'alternativa da portare al politico.
Perché ci sono dei settori che si oppongono frontalmente, restiamo sulla 34. E che cosa possiamo fare? Possiamo pensare di allargare il tavolo delle alternative. Finora noi abbiamo lavorato con alternative globali, cioè alternative che volevano perseguire lo scopo del progetto. Adesso possiamo ragionare in una maniera diversa. Abbiamo una buona alternativa globale e sappiamo che quell'alternativa, la 34, ha degli effetti negativi su alcuni settori. Proviamo a cercare se non esistono delle alternative che mitigano, che riducano, quindi chiamiamo la fase mitigazione, gli effetti negativi su quel settore in maniera di attrarlo nella nuova alternativa, che è la vecchia più la mitigazione, a essere favorevole alla nuova alternativa. Nel caso disperato esiste sempre la compensazione, cioè quel soggetto che è contrario, a cui non riesco a diminuire gli svantaggi che lui percepisce dell'alternativa, può accettare che l'alternativa venga realizzata e quindi non si oppone, non mi fa il blocco del cantiere, non mi mette il trattore in mezzo all'autostrada se lo pago, dove il pagamento può essere: ti costruisco l'asilo, ti do il cinema, ti faccio la strada nuova o distribuisco 100.000 euro ad ogni abitante di questo paese, quindi proprio in soldi, ti trovo un altro lavoro, tu perdi il lavoro come conseguenza, mi impegno a trovarti un lavoro e ti do questo lavoro, ti va bene la sostituzione? Ecco, questa è la compensazione, vuol dire che io ti do qualcosa per compensarti il danno, ma il danno resta, non te l'ho eliminato, la mitigazione ti diminuisce il danno, prima mitigare e poi compensare. Allora andiamo a guardare, per farvi capire la filosofia della mitigazione, che cosa succede all'ambiente lacuale. L'ambiente lacuale, nell'analisi semplificata che stiamo facendo, erano le bocche di Magadino. Avete un'immagine satellitare delle bocche. Le vedete qui, questo è il Ticino. Vedete che è canalizzato a due sponde artificiali qua, però qui si apre e dal lato del lago si forma il delta, che non è più un delta nel senso originario, questo qui entrava così, questi sono vecchi rami di Ticino, però questa zona rimane una zona naturale in cui vanno i trampolieri. Vedete immediatamente dove finisce la zona delle bocche di Magadino, qui ci sono campi agricoli, lo vedete dalla struttura del terreno. Bene, l'area influenzata dalle esondazioni, semplifichiamo il discorso e pensiamo ai trampolieri, agli uccelli migratori trampolieri, e dalle esondazioni è questa: quando sale il lago viene allagato fino a qua, quindi l'avifauna che è in questa zona deve ritirarsi qui, ed è piccola questa zona, e allora la conseguenza, scusate, e questo vi dà il basso grado di soddisfazione 0,2. Già nell'alternativa attuale, cioè sta già male adesso il lago, l'ambiente. La 34 peggiora la situazione perché le piene arrivano fino a qua. Attenzione, non sono piene nel senso del massimo, è dove permane l'acqua per periodi lunghi, che dà problemi per i nidi. Ora, una soluzione che viene in mente immediatamente è: ma se io do spazio alla avifauna di qui di dietro, non è che risolviamo il problema. Anche il canneto qui viene danneggiato da questa situazione, ma può migrare all'interno. Allora andiamo a esplorare, esperti, con gli esperti delle bolle di Magadino, la possibilità di allargare l'area, la possibilità di pensare a un transitorio progressivo, cioè non implementate l'alternativa immediatamente, date 20 anni di tempo perché la fauna e la flora possano adattarsi a questa nuova situazione. Allora, se questa area venisse acquisita al parco, se venisse trasformata e rinaturalizzata, hanno già fatto un esperimento per fortuna di neutralizzazione su un campo che hanno acquistato e hanno visto che in 8 anni ritorna in condizioni pressoché naturali, eccetera, eccetera. Bene, qual è la loro soddisfazione? Questo. Chi paga questa soluzione? Andate a cercare, se c'è, può essere che cambia il valore dei contribuenti, indicatore dei contribuenti, ma può darsi che tirate dentro qualche un altro. E nel fatto speciale
quando si va, della fattispecie, scusate, si va a vedere questo problema, si scopre immediatamente che le compagnie di assicurazioni svizzere ma vi comprano quella terra lì senza neanche battere ciglio. In una piena ci lasciano giù 200 milioni di euro. E cos'è sta roba? Una frispola dal loro punto di vista, se gli togli 200 milioni di una piena. Quindi non andate neanche a incidere sul contribuente. Questo immediatamente fa diventare l'ambiente lacuale da forte oppositore all'alternativa 34 alla 34 più acquisizione dell'area un forte favoreggiatore, come si dice, non mi viene la parola, estremamente favorevole, d'accordo? Bene, così facendo costruite l'insieme di alternative di compromesso quando avete finito di avere tutte queste analisi. Queste sono le alternative da portare al politico, perché conoscendo la posizione dei portatori, l'autorità sa la posizione di ogni portatore rispetto a ciascuno, l'autorità competente può scegliere l'alternativa di miglior compromesso, che è esattamente quello che chiede la direttiva. Cosa rimane ancora? Mandiamo tutta la scelta politica. Alla scelta politica dobbiamo dare tutta l'informazione che abbiamo creato. Ecco perché il MOZ ci occorre ancora. Vi fa vedere perché siamo arrivati, che cosa è successo, permette di valutare assunzioni che abbiamo fatto. Per esempio, avete valutato a un certo punto che il metro cubo d'acqua irrigua vale 0,5 euro? Benissimo, ma c'è il signore che dice no, il politico io non l'avrei fatto, che succede se mettiamo 0,6? E allora rifate automaticamente l'analisi cambiando 0,5 in 0,6 e vedete gli effetti, perché il sistema vi permette di farlo. Sì, si poteva pensare a una soluzione del genere. Certo, ovviamente mica comprando lì la terra, deve per ogni portatore di interesse deve analizzare che cos'è, e potrebbe essere dare una maggior concessione di portata alla centrale tal dei tali rispetto alla situazione attuale, per cui tu produci di meno su questa ma ne fai un po' più di là. Quindi si tratta di conoscere bene il sistema e di capire che cosa potrebbe migliorare la situazione del portatore di interesse. Nel caso dell'Eni potrebbe essere il fatto che ti do delle concessioni in sila se tu mi lasci fare questa cosa di qua, nel momento in cui è lo Stato quello che dà le concessioni. Chiaro? Bene, qui esce l'alternativa di miglior compromesso. Abbiamo bisogno del sistema, del MOZ, per poterlo ottenere. Il MOZ serve anche in un altro momento, perché l'alternativa di miglior compromesso da che cosa è costituita? È costituita da un insieme di decisioni, sbanchiamo tanto, modifichiamo la fascia di regolazione come abbiamo visto, ma anche cambiamo la politica di regolazione. E allora dobbiamo dare uno strumento per la gestione giornaliera. Questo è già costruito qua dentro e quindi il MOZ mi sta lavorando anche a livello giornaliero col portatore di interesse. Cosa contiene un MOZ? Qui l'ultimo capitolo del vostro libro tratta a lungo dell'aspetto informatico, lo tocco soltanto qui e ci ritornerete nel corso di gestione delle risorse naturali l'anno prossimo. E volevo darvi l'idea di come si costruisce un oggetto del genere. E il sistema informatico è costituito da una base dati che è suddivisa in una base di domini, in una base di modelli, in una base degli strumenti, in una base degli esperimenti. E poi un'unità di controllo che lavora su questo. Il tutto complessivamente viene chiamato base della conoscenza, perché non sono i dati sono qui. Qui sono elaborazione dei dati. E non entro nel significato di ciascun pezzo perché non avremo il tempo, ma qual è lo scopo dell'architettura? Cioè come viene progettata questa architettura? L'architettura deve supportare la trasparenza, la credibilità, la riproducibilità e l'espandibilità. La trasparenza è il fatto che tutti possono capire perché certe scelte sono state fatte. La credibilità, il fatto che tutte queste scelte sono state modificate. La riproducibilità è l'esempio del valore dell'acqua che vi dicevo poco fa, se lo cambio che effetto ha?
Normalmente quando avviene questo scontro, questa opposizione, uno dice sì grazie, ma lei ha ottenuto quel risultato perché ha messo 0,5, se ci metteva 0,6 veniva una roba diversa. Ci sono due soluzioni per uscirne, una che è quella del confronto dell'autorità. No, io ho messo 0,5 perché il professor Piffero della Bocconi mi ha detto che il valore di quello lì è 0,5, quindi lei che cavolo ne sa di contestare il professore che è una grande autorità. Però il principio di autorità funziona poco. C'è una soluzione molto più rapida, che dire, lei dice che 0,6, boh, quello là dice di no, però andiamo a vedere 0,6 che cosa succede. Facciamo i conti con 0,6, se io posso modificare tutto, cioè ripetere tutto col solo 0,6 cambiato, scusate, lasciare tutto uguale tranne lo 0,6, e mi viene fuori lo stesso risultato, gli ho spento l'opposizione, completamente, quello non ha più nulla da dire. Se viene fuori un risultato molto diverso, beh, ha ragione lui, e bisogna considerare il fatto che c'è una forte sensitività tra 0,5 e 0,6, non è mica una banalità, allora dovremmo approfondire davvero, è proprio 0,5 siamo sicuri o era 0,6 a trovare? Quindi andare a esplorare l'obiezione è la strada corretta nei confronti dell'obiezione, sia perché risolve l'obiezione molto spesso, perché la sensibilità spesso non è così alta, o perché mi va a scoprire che la sensibilità è alta e questo è importante. Quindi il Moz deve essere in grado di ripetere rapidamente delle cose che vi sono state costate tempo a organizzare. Quindi dovete avere tutta l'informazione di questa simulazione, era stata fatta in queste condizioni, con questo modello, con questi dati, e cambiare solo l'unico dato che deve essere modificato e rifarlo, per esempio. Ovviamente questo oggetto deve essere sulla rete, per supportare la trasparenza, quindi chiunque in qualunque momento può entrare. E la partecipazione viene fatta dal fatto che il tutto è in modo distribuito. E l'Europa sta progressivamente lavorando in questa direzione, perché anche i modelli voi pensate che siano qualcosa che stanno nella macchina. Ma perché? I modelli possono essere distribuiti, l'Università di Wageningen ha un bellissimo modello che funziona per i sistemi di irrigazione di tipo XY. Benissimo. Io non me lo trasporto nella mia macchina, lo faccio lavorare da remoto dentro nel mio modello. Quindi PIB e Thule, che è il nostro sistema, e poi vi spiegherò perché si chiama Thule, costituiscono un DSS che ha la capacità di lavorare in modo distribuito, lavorando su base dati che non necessariamente sono nella macchina, con decisori e portatori di interesse che possono accedere ai risultati attraverso il geoportale dall'esterno, e modelli, non ancora, ma nella logica finale, che possono essere anche altrove e non sono necessariamente implementati lì. Questa è la pianificazione, questa è la gestione in tempo reale. Il sistema che fa la pianificazione e raccoglie dati, che mi servono elaborati come modelli e politiche nella fase di gestione, in cui sto raccogliendo dati, e quando tornerò alla prossima fase di pianificazione, tutti questi dati mi sono utilissimi. Ecco perché abbiamo allora due livelli decisionali, un livello di pianificazione in cui il DSS, Decision Support System, lavora in pianificazione, i suoi interlocutori sono l'analista, i decisori e i portatori. Questo produce delle azioni, delle politiche che vengono inserite nel sistema che lavora a livello gestionale, in cui gli interlocutori sono il decisore giornaliero e gli utilizzatori. Produce delle decisioni giornaliere, nel nostro caso rilasci dal lago, che vanno a un controllo operativo, che è quello tecnico, come faccio a realizzarlo, come muovo le portine, come distribuisco la portata tra le diverse macchine delle centrali che hanno più di una turbina. Perché si chiama DSS? Perché si chiama Thule? Perché è two levels, è un sistema che ha due livelli, pianificazione e gestione. Bene, di questo ne parleremo la prossima volta, perché siamo fuori tempo. Domande? Yeah.